sottosegretario d'Ateneo, nell'ambito delle sue attività di potenziamento e sviluppo delle collezioni elettroniche e bibliografiche, partecipa alla sottoscrizione di contratti consortili nazionali sottoscritti dalla CRUI, ovvero dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, attraverso l'attività di negoziazione del gruppo CARE, coordinamento per l'accesso alle risorse elettroniche. Gli editori commerciali offrono la possibilità di pubblicare contributi scientifici ad accesso aperto all'interno di riviste o pubblicazioni dietro pagamento di un contributo che si chiama APC, ovvero Article Processing Charge, che può essere sostenuto dall'autore stesso o dall'istituzione. A partire dal 2020, il nuovo contesto normativo, sia a livello europeo che a livello nazionale, e l'affermazione del progetto Plan S hanno spinto verso la conclusione di nuovi contratti trasformativi che modificano sensibilmente l'impostazione economica tradizionale e spingono fortemente verso la pubblicazione ad accesso aperto. Già nel contratto sottoscritto dalla CRUI con l'editore Elsevier per il quinquennio 2018-2022 era stato previsto uno sconto decrescente per la pubblicazione di articoli nelle riviste dell'editore, nelle riviste open access dell'editore, ma i contratti che vengono conclusi, sono stati conclusi nella seconda parte del 2020, hanno stabilito accordi di tipo diverso, si dicono trasformativi, ovvero transformative agreements, nei quali i costi pagati dalle istituzioni garantiscono al contempo l'accesso ai contenuti delle riviste dei periodici scientifici e comprendono però anche quelli per le pubblicazioni ad accesso aperto, che in termine tecnico vengono definiti APC, ovvero Article Processing Charges, da parte degli autori affiliati all'istituzione. Le ragioni che spingono verso questa nuova tipologia di contratti sono molteplici, hanno varie sfaccettature etiche, politiche, scientifiche, culturali e anche economiche. In primo luogo c'è una volontà alla sottoscrizione di questi contratti per contrastare un fenomeno diffuso, quello del double dipping, a causa del quale le istituzioni scientifiche nel tempo si sono trovate a pagare gli abbonamenti ai periodici che venivano sottoscritti e nei quali venivano pubblicati i risultati delle ricerche finanziate dall'istituzione stessa. In secondo luogo, questi contratti permettono di ridurre fino ad azzerare i costi di pubblicazione a carico degli autori, incoraggiandoli a pubblicare ad accesso aperto a vantaggio della comunità scientifica mondiale. I costi dei cosiddetti contratti trasformativi, che vengono anche definiti read and publish, prevedono la suddivisione della spesa totale in due quote sostanzialmente. L'una per pubblicazione in accesso aperto, che è una quota crescente nel corso del contratto. L'altra quota, decrescente nel corso del contratto, invece, per l'accesso ai contenuti. Cosa cambia di fatto in questo nuovo modello? I nuovi contratti per l'accesso alle risorse elettroniche contengono la possibilità di pubblicare senza costi aggiuntivi per l'autore nelle riviste ibride degli editori internazionali. Questa tendenza, che è ormai diffusa e estesa nel quadro mondiale, trasforma completamente il modello di business alla base della comunicazione scientifica. In più in particolare, i contratti trasformativi che la nostra università ha sottoscritto nella seconda parte del 2020 attraverso l'attività del sistema bibliotecario d'Ateneo
Questi contratti mirano ad eliminare il pagamento dell'APC, come dicevo, dei contributi a carico dell'autore o dell'istituzione stessa per gli editori tradizionali, costi che finora erano a carico appunto degli autori o dell'istituzione, e a far rientrare questi costi all'interno della quota di sottoscrizione, la quota di adesione al contratto stesso. In generale sarà possibile da ora in poi per gli autori, i corresponding authors affiliati all'Università di Siena, scegliere liberamente di pubblicare ad accesso aperto nelle riviste ibride pubblicate dagli editori oggetto di questi accordi e di questi contratti, mantenendo tutti i diritti d'autore senza ulteriori costi a proprio carico. Questa scelta, cioè la scelta di pubblicare ad accesso aperto, potrà essere fatta da ricercatori, docenti e dottorandi della nostra università in piena autonomia e scegliendo l'editore presso il quale pubblicare, purché questo ovviamente sia legato da un contratto con CRUI e contratti che la nostra università ha sottoscritto.